Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Minecraft per un nuovo episodio della nostra CuboCraft. Perfetto ragazzi, mi trovo sulle montagne vicino alla nostra base. Oggi ragazzi naturalmente è Pasqua, quindi buona Pasqua a tutti quanti. E siamo tornati su Minecraft per un episodio speciale dedicato a questo avvenimento, a questa festività. Oggi pensavo di costruire insieme a voi qualcosa di particolare dedicato proprio alla Pasqua. Pensavo di costruire un bel coniglio pasquale e lo andremo a creare nella modalità creativa. Nella modalità creativa praticamente recupereremo tutti i materiali necessari per questa costruzione, dato che se no non ne possiedo abbastanza. E il video lo vedrete in timelapse, ovvero aumenterò la velocità del video mentre costruirò questa costruzione. Naturalmente questo video può essere considerato uno speciale buona Pasqua, però anche uno speciale 12.000 iscritti, dato che abbiamo raggiunto la quota di 12.000 iscritti in questi ultimi giorni, e anche uno speciale 1.500 video su YouTube. In 2 anni e mezzo di vita ragazzi sono riuscito a caricare su questo canale più di 1.500 video. Adesso ragazzi vado un attimo a dormire e iniziamo immediatamente la costruzione. Ok, perfetto ragazzi, è di nuovo mattina, naturalmente i mob moriranno, bruciati dal sole. Solo per questo episodio utilizzerò la modalità creativa, poi nel prossimo torneremo ad utilizzare la modalità survival e naturalmente aggiornerò finalmente il gioco. Lo so, mi dimentico tutte le volte di farlo. Ok, eccoci arrivati. Allora, per questa costruzione avremo bisogno, beh, a parte della pala, avremo bisogno della lana bianca. Però aspettate, facciamo così, va, almeno non perdiamo niente. Allora, della lana bianca, poi della lana grigio scuro, della lana grigio chiaro, della lana arancione e naturalmente anche un po' di foglie. Queste qua dovrebbero andare bene, al massimo dopo controllo. Allora, iniziamo immediatamente la costruzione.
Ok ragazzi, eccoci qua, ho completato questo fantastico coniglio, guardate che spettacolo, veramente spettacolare. Naturalmente qui dietro c'è il suo codino. Allora aspettate che ci aggiungiamo anche un po' di ghiaia per allungare la base. Naturalmente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Allora vado un attimo a dormire, la costruzione è praticamente terminata e ci rivediamo tra pochi secondi. Ok ragazzi, eccoci qua, guardate che spettacolo, veramente veramente molto molto bello. Qui sotto poi dovrò costruire un ponte, secondo me è veramente venuto benissimo, sembra Bugs Bunny. Allora solo una piccola cosa, per gli occhi ho utilizzato la lana nera, per il naso la lana marrone e per le orecchie, per l'interno delle orecchie, ho usato la lana grigia scuro. Ok, adesso qui sotto volevo creare una bella carota, visto che i conigli amano le carote. Va bene ragazzi, eccoci qua, ho creato anche la carota. Più di così non riesco a fare. Fatemi vedere se aggiungendo un altro mezzo blocco si rende l'idea della carota. Più o meno, più o meno. Diciamo che non è facile da creare, però vabbè, ci ho almeno provato. Magari possiamo fare questo per dare l'effetto tridimensionale. Ok, no, il coniglio è venuto benissimo. Invece la carota, diciamo che ho cercato di fare il possibile per renderla più simile ad una carota reale. Ragazzi, spero che questo mini episodio di Minecraft, della nostra CuboCraft, vi sia piaciuto. Adesso poi nel prossimo episodio torneremo nella modalità survival e continueremo ad esplorare questo mondo, a costruire nuovi oggetti, nuove costruzioni, eccetera eccetera eccetera. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui sulla nostra CuboCraft. Alla prossima ragazzi.